Yu-Gi-Oh! Tutti duellanti, ben ritrovati sul canale. Comunque, se sentite dei tuoni in sottofondo, diciamo, siamo in linea col video. No, ragazzi, il titolo non è clickbait, è successo effettivamente così. Ed è un po' una merda. Il day 1, 5 volte ho tirato fuori il mazzo. 4 volte per fare i vari turni e una volta per giocare con un ragazzo che mi aveva chiesto di fare una partita. Ma a fianco avevo Philly Stardust, Gaming Tonight e altra gente che conoscevo. Poi a fianco, a sinistra, avevo gente che era venuta con me. Faccio la partita, la vinco e me ne vado. Al posto mio, con questo ragazzo, ci gioca un ragazzo che conoscevo. E dopo di quello, niente. Diciamo che io ricordo abbastanza bene di aver messo il mazzo all'interno dello zaino. E il ragazzo che mi è succeduto nel giocare con il ragazzo che avevo di fronte prima mi ha confermato che sul tavolo non c'era niente. Quindi effettivamente io non ho lasciato in giro il mazzo. Quindi nel pratico, mettiamola così, qualcuno ha deciso di infilare la sua mano all'interno della mia borsa. Durante tutto il resto della giornata ho sempre tenuto vicino a me lo zaino in modo tale da non rischiare che qualcuno mi fregasse qualcosa. Probabilmente non è servito a un cazzo. No, non è probabilmente, non è servito a un cazzo. E nel pratico me ne sono accorto solo la sera quando sono tornato in hotel. La mia supposizione è che qualcuno mi sia venuto addosso da dietro e, toccandomi lo zaino, è riuscito a infilare la mano e a tirarlo fuori. Il giorno dopo sono andato alla Judge Station e poi ai vari negozi che erano The King of Games, Magic Corner, Workers e gli altri. Diciamo, mi hanno detto una cosa molto interessante. Non ero il primo a lamentarsi del fatto che gli era sparito il deck box. Io in quel momento ero solo l'ultimo perché prima di me mi sembra ce ne fossero altre 6 o 7 di persone e molto probabilmente questa cosa sarebbe continuata per tutto il giorno dopo. Io mi chiedo una cosa, ma quanto puoi essere fallito a venire a un evento dei Yugi solo per fregare le carte? Boh ragazzi, a me sta roba mi sta tanto da pezzente e da miserabile, nel senso perché mi sono reso conto anche stando lì dentro, la media dell'età era dai 18 in su, anche un pochino più alta, cioè... A parte che se hai un hobby come Yu-Gi-Oh! O qualsiasi altro gioco di carte, sicuramente un minimo di soldi ce li hai, non sei il poveraccio che non arriva a fine mese. Poi, boh, io quella roba me la ricompro entro un paio di mesi, te rimani un miserabile che, boh, per fa due soldi deve rubare le carte e rivenderle o ai negozi o su Car Market. Wow, bravissimo. L'anno scorso mi è stato riferito che a 35 persone sono state rubate cose e in più sono stati spaccati i finestrini delle auto per portarsi via le borse con le carte al loro interno. Cioè ragazzi, parliamoci chiaro, a che livello volemo arrivare? Cioè penso che a un punto più basso di questo non possiamo andare. Questi dovrebbero essere posti di sana competizione per divertirsi e per incontrare persone che non si vedono sempre. Io questi giorni ho incontrato gente con cui mi sentivo da anni e che non avevo mai visto in real. È figo. Ma non posso e non voglio stare costantemente in ansia pensando che qualcuno mi si può avvicinare e rubare la roba. Perché io l'anno prossimo, o all'ICS se lo fanno, mi porto un coltello e il primo che mi si avvicina gli taglio la giugulare. Ovviamente non lo farò e sto memando attualmente. Poi ci stanno i bodyguard all'entrata che ti controllano gli zaini. Quindi è impossibile portare un coltello dentro all'evento. Però il punto è uno solo. Cioè Konami o MS20 o chi per lui dovrebbe, cioè, migliorare i controlli, perché non è possibile che io non mi sento assolutamente tutelato sul fatto che vengono persone solo per fregarti le carte che ti porti dietro. Ah, ragazzi, il primo che mi scrive potevi giocare il mazzo a una rarità minore, lo prendo e lo banno, perché per una volta che mi sono potuto permettere qualche carta un pochino più rara, tipo Trust, TTT Secret, Imperma, me devo ritrovare senza niente. Cioè il fatto che io giochi con qualche carta max rarity non implica il fatto che me devo fa fregare la roba. Tutto qua. Comunque, bella per chi si è fregato le carte mie. Spero ve prenda sotto una macchina. No, zero rancore ovviamente. Ah, ovviamente se trovate un deck box in giro non siete obbligati a fregarvelo, eh. Potete tranquillamente riportarlo alla Judge Station o a chi per lui e fare in modo che chi lo abbia perso lo possa riavere. Ed è inutile che vi raccontate cazzate sui motivi per cui ve lo dovete tenere, perché rimanete dei miserabili come chi infila la mano nello zaino e se lo frega. Bene, detto questo, basta lamentarsi, perché mi sono rotto le scatole di tirar fuori questo discorso.
e vorrei andare oltre. Detto questo, parliamo adesso di tutto l'evento, la mia vacanza, mettiamola così. Ragazzi, vi giuro, non mi divertivo così tanto dal 2019, quando ho fatto l'ultimo ICS, anzi, secondo me questo è di un livello totalmente superiore. Partiamo dal fatto che io giovedì sono andato a dormire una cosa come le 2, perché sono stato insieme ad Alan e un altro ragazzo a tipo vedere video di Anto Show su come giocava Mannadium e a sistemare l'album da portarmi dietro. Quindi io la notte ho dormito una media di 4 ore, visto che alle 7, se non prima, mi sono dovuto svegliare, prendere l'autobus e andare in stazione dei treni dove mi sarebbero passati a prendere. Ragazzi, sono le 7:30 del mattino, io sto già morendo, perché ieri sera insieme a Alan abbiamo fatto le 2:30, quindi io sono bello carico con 4 ore di sonno. Boh, vedremo se riuscirò a tornare. Se non torno, niente video report, mi spiace. Però sarà un tour de force tra scambi, partite, scambi, partite. E niente. Ah, e video. Ne vedrete tanti, se sopravvivo. E niente. Mi vengono a prendere, partiamo e andiamo a Bologna. Diciamo che fino qua è andato tutto bene, tutto liscio. Poi abbiamo preso la casa. Dovevamo essere inizialmente in 6. Il problema è che alla fine ci siamo ritrovati ad essere in 10 ed era un problema, soprattutto perché io non ero uno dei 6 che doveva avere casa, io ero uno degli abusivi, mettiamola così. Quindi nel pratico non avevo il mio posto letto, mettiamola così, ma di questo parleremo dopo. Diciamo che adesso c'era un altro problema molto più rilevante da dover risolvere, ovvero non avevo la cazzo di Cozzi. Che merda. Ho chiesto a mio fratello, a mia madre di cercarmela, non sono ancora riuscito a trovarla. Mettiamola così. Grazie a Dio la registrazione si faceva online e quindi il problema è stato risolto. Mettiamola così. Quello stesso giorno poi siamo andati in fumetteria, una che stava lì in zona. C'era mio figlio Gaming Tonight, insieme a tutti i suoi fratelli, Alan, Fabio e altra gente, Philly Stardust. Ah, anche Kaibats, prima che mi lincia, che non lo nomino. Comunque, c'erano anche loro. Da lì poi mi distacco dal mio gruppo, perché effettivamente loro li vedo molto più spesso, e sono andato a cena insieme a questi disadattati. C'era pure Simatrix, prima che me lo dimentico. Li voglio un sacco bene, soprattutto quando facciamo i video insieme, e mi busta. Diciamo che la sera è stato un po' un casino, perché siamo andati a mangiare fuori, io ho iniziato a bere, ho iniziato a sbraitare, ho fatto un po' dei casini, mettiamola così. Però tutto a posto. Diciamo che bere pre-torneo non era la cosa più saggia da fare. Però ammetto che in tutto l'evento l'unica partita che ho vinto l'ho vinta la sera dopo aver bevuto, perché effettivamente ero molto più tranquillo. Aprendo Telegram ho visto anche Grey Warden, che aveva mandato una foto sul gruppo, e praticamente lui andava a dormire presto con la sua tisanina, io invece ero sveglio ancora alle 2 con la mia birra. Questo è il modo per poter portarci a casa un buon risultato. Tornato in hotel, ci mettiamo tutti a testare. Io, ovviamente, quelli del gruppo mio. E effettivamente, forse abbiamo fatto un leggero casino e la signora del piano di sotto è venuta a lamentare. Grazie a Dio non è venuto il proprietario di casa che abitava a fianco a noi, perché altrimenti ci beccavamo una multa e ce la metteva nel culo in una maniera disarmata. La notte poi io mi sono dovuto accontentare e ho dormito su una poltrona. Un po' scomoda, ma era una poltrona. Il problema è che alle 2 di notte, non si sa come, non si sa perché, uno del gruppo nostro decide di prendere un materasso da un'altra stanza, metterlo nella nostra stanza, dove eravamo già in 5, e iniziare a fare un bordello senza fine. Quindi noi, per 2 ore, non abbiamo dormito. Media delle ore dormite al secondo giorno? 4. Non credo di più. Ci siamo svegliati la mattina e stavamo morendo. Poi io, dal canto mio, ovviamente peggioro la situazione, perché il giorno dopo non ho fatto colazione, non ho fatto pranzo e sono andato a cena al Mac con Simatrix, ed è stato l'unico pasto che ho fatto. Stessa cosa il terzo giorno, io sono andato all'evento senza far colazione, senza far pranzo e ho cenato a casa. Quindi nel pratico, ragazzi, se mi vedete morire all'interno delle clip che vi sto facendo vedere, molto probabilmente è perché avevo appena perso una cosa come 10 kg di massa grassa e muscolare. Andiamo adesso al day 1 del torneo. Bene, ho droppato, ve l'ho già detto, ho fatto schifo, ho fatto 0-4 drop con tutte le partite perse. Quindi ragazzi, se seguite questo canale per il competitivo, capite che io non sono la persona giusta. Grazie a Dio le decklist non sono io a portarvele, tranne qualcosa. Il problema mio non è tanto la decklist che vi porto, che quella è anche valida, è il fatto che non testo contro il meta, quindi io il meta non so effettivamente come funziona. Nel senso, lo conosco, però non conosco le sue giocate. Primo turno, incredibile vinco il dado, cosa senza senso. Vabbè, parto io.
sfigo in una maniera senza senso a livello di mano. Diciamo che la mano era giocabile, ma non dovevo assolutamente avere interruzioni. Il problema è che mi becco un'imperma dritta in fronte. Il problema è che avevo full mostri in mano. La seconda partita invece era praticamente vinta. Avevo Zeus, avevo Raflesia, non c'era possibilità che lui vincesse perché era praticamente a top deck. Il mio avversario attiva una carta magia Purely. Io ovviamente non la conoscevo, da lontano mi sembrava fosse una carta magia rapida e quindi ok, non ho fatto niente di particolare. Però un attimo mi è sembrato strano non l'avesse mandata subito al cimitero. Io ovviamente attivo l'effetto di Raflesia che avevo in campo, gli spacco il mostro che evoca e lui searcia 3. Porca troia. Ovviamente lì la partita va totalmente in caciara e la perdo. Se avessi attivato Zeus avrei vinto. Secondo turno, becco un ragazzo del team Armageddon che giocava a Kash. La prima parte forte lui, la seconda Bricco. Perse entrambe. Terzo turno, becco un Hero. Io qua mi sono detto, cazzo, dai, può andare bene. Parto io, faccio una full combo senza senso, era impossibile che lui mi passasse sopra. Ragazzi, vi giuro, mi ha tirato doppia Aero Live e aveva altri 15 startini in mano. Mio TK, quello stesso turno. Mi evoca il bittone da Maze con tipo 6000 d'attacco. Ok. In più c'era la terreno che proteggeva Sera, quindi me la può bittare due volte perché la prima volta non viene spaccata. Porca troia. Il secondo turno non vedo niente. Perdo. Ultimo turno contro Samurai super pesante. La prima parte fortissimo lui. La seconda parte fortissimo, però diciamo ho le HT giuste per potermela giocare. Lui ovviamente riesce a tirarmi Zeus e Regulus. Io attivo Imperma su Zeus per negargli l'effetto. Lui me lo nega con Regulus. Gli tiro Gamma, riesco a spaccarglielo. Mi ritrovo con Zeus, Sera e il Gravedigger. Con il Gravedigger riesco a negargli il Samurai super pesante che searcia la moto. Decido ovviamente di attivare Sera per prendere vantaggio visto che avevo attivato una trappola. E mi becco l'unica carta che poteva salvarlo. Gamma. Tira Gamma, tira Driver, Sincra. Attacca, vince. Ragazzi vi giuro, dopo quel Gamma volevo morire. E da lì poi ho droppato, ho detto basta. Ah, e vi dico, per i brick che ho avuto nell'arco di tutto il torneo, nei giorni passati di testing non mi erano mai saliti, vi giuro. In real non avevo visto un driver. Era impossibile. Al torneo ne ho visti in mano almeno 5. Vi faccio vedere un attimo la decklist perché tanto ragazzi, vabbè, in real è impossibile farla. Almeno online vi faccio vedere cosa ho giocato. A livello di mostri ho messo 3 Mantis, 3 Mirmeleo, 2 Dionea, 2 Arachnocamp e 2 Pudica. Per questo penso sia abbastanza normale. E poi come extender ovviamente Xyz. Mentre per quanto riguarda l'HT abbiamo 3 Ash, Gamma e Driver. Ragazzi, non vedo l'ora di levare sta roba perché fortissima, però è impossibile che Driver salga sempre in mano. Poi 3 Droll, che sono stati fortissimi, e stessa cosa in Perma, che non so quante volte l'ho tirato da mano. Per quanto riguarda il reparto delle magie, abbiamo 2 Prosp, che vabbè, toccherà ricomprarle, e un Giardino, che vi dirò, quasi che se avessi avuto il secondo poteva tornarmi utile, perché diciamo, l'ho visto veramente poco e non sono quasi mai partito di Pudica. Allora, per quanto riguarda invece il reparto trappole, abbiamo 3 Olutea, che sono state fortissime, perché mi permettevano di partire quando non riuscivo. Poi 2 Floodgate, che vabbè, coprire e non poter più scoprire è fortissima sta roba. Poi abbiamo doppio Gravedigger, che effettivamente l'ho giocato veramente poco, un paio di volte. Cioè è stato risolutivo contro Samurai quando gliel'ho tirato, anche se l'ho perso alla fine. Però basta, solo contro quello. Poi vabbè, un Bottomless, un Nightmare, che l'ho utilizzato sempre quando lo vedevo, quindi avrei messo anche il secondo. E un Terrifying, che sembra di averlo tirato una volta solo, ma basta. Allora, di extra, doppio Zeus, fortissimo, perché quando avevo beccato Cash si è trovato in difficoltà e non è riuscito a levarmeli entrambi. Poi Pinguicola, Reoder, Allomerus, che forse l'ho tirato una volta sola, Baguska, che anche questo l'ho tirato, Exiton, fortissimo, ma ha salvato una partita, che ho perso ovviamente. Poi doppia Raflesia, Atipus, Cularia e tripla Sera. Poi di side, 3 Gamessial tirati penso almeno 3 volte. Poi Bell, che non mi è mai capitata in mano, Spolverino, TTT, Trust, che anche questa l'ho tirata, Dark Ruler, mai, Barrier mai, Evelyn mai e Fragrance, che sì, l'ho tirata contro Hero, però è l'unica volta che l'ho vista. Post torneo sono andato a registrare alcuni video, uno che vedrete poi dopo questo, e sono andato poi a cena con Simatrix in un McDonald's. Vi giuro che quando siamo usciti pensavamo di beccarci una coltellata, tutte e due, una a testa, e poi che ci avrebbero fregato le carte. Spoiler, a me hanno fregato le carte comunque. Ma non c'entra niente il Mac, mettiamola così, o i bolognesi in generale.
può essere che i ladri effettivamente erano bolognesi, quindi può essere che erano effettivamente loro, però per adesso non discriminiamo nessuno. La notte poi ho trovato un modo per dormire un po' più comodo, ho trovato un cuscino e ho dormito su quello e tre sere. La mattina la schiena era comunque a pezzi, mettiamola così, però sicuramente messa un pochino meglio. L'ultimo giorno ho girato un po' la fiera, niente di particolare, niente side event, visto che tanto non potevo fare neanche l'evento di GOT, visto che il mazzo che avete visto sul canale è stato rubato anche quello, perché erano nella stessa scatolina, grande, e quindi niente, sono stato un po' con gli altri, con Storm Dan, ho conosciuto gente, ho preso delle carte, niente di rilevante, quindi non importa neanche farvele vedere, e cosa molto incredibile, ho conosciuto un minore. Ragazzi, nel mio canale c'è il 3% di pubblico under 18, lui era uno di quei tre, molto probabilmente. Poi, prima di andare via, ovviamente, è successa una cosa incredibile, ha iniziato a piovere, la vasca di contenimento non ha retto, i tubi sono esplosi, acqua ovunque, disastro più totale. Ragazzi, si è iniziato a sentire odore di merda ovunque, non so come mai, però puzzava in una maniera senza senso e hanno dovuto chiudere ovviamente l'evento. Hanno fatto finire solo la top 4 e noi altri ce ne siamo dovuti andare. Però prima ho incontrato una persona che non ricordavo ci fosse. Grazie a Dio l'ho beccata al volo e è stato molto bellino incontrarla. C'era Ray Hunter Italia e con lui Alessandro di Old Italian Gems. Io ovviamente per memare gli dico: ma scusa, te lo sei portato Meteo? Ovviamente mi aspettavo mi dicesse di no, invece mi risponde di sì. Ragazzi, vi giuro che quando me l'ha tirato fuori mi tremava la mano a tenerlo, non ce la facevo. Io una roba del genere neanche io... no, vabbè, in foto sì, ma dal vivo non l'avevo mai vista. Cioè, voi considerate che la cosa più alta di prezzo che avessi mai tenuto in mano era una carta da ECS, e la roba che lui mi aveva messo in mano era di tutt'altro livello, a parte il Cyberstein, il rimpicciolire e il sarcofago d'oro, che ok, erano una roba come 40.000 euro di carte. Ragazzi, Meteo è la carta del secondo classificato al mondiale, ne esiste se non erro una copia sul pianeta e l'altra c'era la Konami, quindi si tratta di un pezzo di storia e da collezione dal valore di 60-70.000 euro. Io in quel momento avevo 100.000 euro in mano e aveva anche altra roba. Cioè, era una cosa insensata per me. Ragazzi, qua c'ho almeno probabilmente 70-80.000 euro di carte. L'opzione adesso... No. Vi giuro, per me è stata un'esperienza mistica. È come tenere in mano il Santo Graal e... ci sono cose che costano ancora di più, quindi io non so cosa succederà se terrò mai in mano la carta del primo classificato o Tyler, però ragazzi è una roba che mette i brividi. Ragazzi, ve la butto lì, se questo video raggiunge i 150 mi piace, tiro fuori ovviamente l'episodio del podcast insieme a lui e lo vado a trovare a casa sua per registrare il video dove mostra tutta la sua collezione. Mettiamola così. Allora, vorrei fare le ultime considerazioni. La prima è che... ragazzi, abbiamo fatto un evento da 1633 persone. Una cosa senza senso e effettivamente l'abbiamo messa nel culo a tanti nazionali europei, quindi top. Anche se comunque piccola pecca, era a top 32 e non a 64. Considerando il numero dei giocatori è un po' un peccato. Inoltre devo ammettere che c'erano molte più ragazze rispetto al solito che giocavano a Yugi. Cioè, ragazzi, da averne viste 0 al primo nazio che ho fatto a adesso che ce ne sono 15-20, ok, sono poche rispetto alle 1600 persone totali e all'enorme puzza di cazzo che c'era, però effettivamente è un passo avanti, che ne sapete, al prossimo ICS o al nazio ce ne saranno ancora di più. In più, ragazzi, come ultima cosa vi voglio ringraziare tutti, soprattutto chi è venuto a chiedermi una foto o a fare quattro chiacchiere, è stato molto divertente perché non mi aspettavo che foste così tanti all'evento effettivamente. In più devo ammettere che ci sono state molte persone che effettivamente non mi conoscevano, ma hanno visto questa maglia e hanno detto: mio padre. E mettiamola così, mi hanno chiesto una foto alla maglia, così. Anzi, uno ha pure tentato di acquistarmela. Vi dico, la sera del primo giorno mi stavo facendo i cazzi miei in un angolo, mi passa davanti una judge donna, mi guarda e mi dice: grande maglia. Ammetto che può servire anche per flirtare, ragazzi, eh? Se la volete, può essere interessante anche sotto quel punto di vista. Ah, ovviamente, cosa scontata, ringrazio ovviamente tutti i miei amichetti che sono venuti da Gaming Tonight, Majin,
Storm Danno, Filippo del Team Slifer Rosso. Cioè, ragazzi, ho incontrato Colosso, ho incontrato Yegub. No, ragazzi, non riesco neanche a nominarvi tutti. Però è stato bellissimo vedervi. Spero di rincontrarci a breve. E niente, grazie mille. Ci sentiamo su WhatsApp, ci sentiamo su Telegram con voi che mi seguite. Noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti.